Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui con il nostro appuntamento del format Cosa sarà, l'ultimo appuntamento di questo format. Questo pomeriggio abbiamo due ospiti, per me molto importanti, sono Giacomo Di Domenico, del progetto dell'iniziativa Arte e Martello, e Giulia Infurna, rappresentante di SOS Ballarò. Ciao Giulia. Hai il microfono silenziato, Giulia. Allora. Buon pomeriggio a tutti, a voi mi licenziato. Benvenuta, aggiungiamo Giacomo. Buon pomeriggio, Ciao a tutti, Giacomo. buon pomeriggio. E allora, due rappresentanti, di due iniziative che hanno avuto luogo qui a Palermo. Siamo in streaming, ma siamo molto vicini, siamo vicinissimi di casa, insomma, Piazza Marina e Ballarò, dove si è svolto, dove insomma, il nome è SOS Ballarò, quindi diciamo, ha un ruolo fondamentale all'interno del quartiere, e Arte e Martello, diciamo, la sua prima iniziativa pubblica è avvenuta a Ballarò. Ma diciamo, andiamo un po' a ritroso. Lockdown, i primissimi di marzo, vi ha colto in che momento del vostro percorso, del vostro lavoro, della vostra vita? Giulia, prima. Allora, il mio lockdown è iniziato mentre mi stavano rinnovando un contratto universitario, che ovviamente, perché io sono un ingegnere chimico e mi occupo di ricerca, e quindi mi ha colta dove stavo quasi per firmare, ma ovviamente è stato un buon motivo per dire: guarda, soprassediamo, troviamo del tempo, aspettiamo che passi un po' il tempo. Quindi mi ha trovato in questa modalità qui, sono rimasta a casa. E da lì non sono stata tra quelli che si è fatto il pane a casa, che era, anzi, avevo tantissima smania di stare fuori e camminare, tutto quel dibattito tra dei runner, io l'ho sofferto tantissimo perché era l'ora d'aria, e questo, e poi ci siamo imbattuti in quello di cui poi parleremo Esattamente, successivamente. esattamente. Bene, Giacomo, invece tu sei stato colto, tu insegni, sei un musicista, insomma, sei anche professore di musica, percussionista, uno dei fondatori del gruppo della band Madre Mia, quindi insomma, eclettico, con grandissime passioni, e quindi questo lockdown ti ha costretto chiuso a casa, ma dove? Qui a Palermo, immagino. Sì, in realtà appunto ho avuto la fortuna, sto avendo la fortuna di avere una supplenza. Devo dire che inizialmente il lockdown mi ha permesso un attimo di riposare. Questa cosa poi si è appunto trasformata, quindi ho vissuto, diciamo, un momento abbastanza egoistico. In realtà poi questa cosa si è trasformata in altro, in un'esigenza appunto verso l'esterno, verso insomma, quello che stava succedendo fuori, per capire un pochino in che modo poter contribuire. E Bene, quindi poi c'è stato l'incontro con SOS. esattamente. Quindi insomma siete stati due, tra virgolette, ligi e rispettosi del lockdown, due persone ligi e rispettose del lockdown, però allo stesso tempo, come dire, la vostra capacità, insomma, di andare oltre e trarre profitto da questa vicenda vi ha spinto a fare che cosa? Che poi, insomma, è il tema di oggi, no? Giulia. Vado io? Vado Sì. io? Allora, diciamo intorno alla metà di marzo sentiamo, noi come intanto SOS Ballarò, lo presento, sta per storia, orgoglio e sostenibilità, ed è un comitato di quartiere dove confluiscono associazioni, liberi cittadini, ma anche parrocchie. Questo comitato di quartiere è nato dall'esigenza di portare avanti le istanze di cui il quartiere necessitava con più forza, perché un conto è che lo chieda un singolo cittadino, un'associazione, un conto è che sia tutto il quartiere a rivendicare una richiesta, un'istanza. Un attimo se ti fermo, perché diciamo, noi abbiamo un pubblico nazionale e internazionale, quindi dobbiamo anche un po' dire che cos'è il quartiere, perché per noi palermitani è, come dire, conosciutissimo, è un posto del cuore comunque della storia della città. Ballarò, che non è più cioè, che non è soltanto il programma televisivo che a livello nazionale tutti conoscono, di Giovanni Floris, ma è un quartiere popolare dove insiste uno dei mercati storici della città.
uno dei mercati più belli, anche più colorati, dove insomma... è più grande, che è il motivo per cui si crea anche quella confusione tra il quartiere e il mercato, perché in realtà a chiamarsi Ballarò è il mercato storico, che insiste sul quartiere, sul mandamento dell'albergeria. Esatto. Ed è un quartiere abbastanza complesso, di forte multiculturalità, per questo è prezioso, è tra l'altro una culla di sperimentazione di pratiche comuni. La lotta di SOS Ballarò di storia, orgoglio, sostenibilità nasce proprio dall'esigenza di facciamo uscire fuori cos'è il quartiere, perché a livello mediatico usciva sempre fuori nelle situazioni peggiori, perché ovviamente, diciamo abbastanza chiaramente, è un quartiere popolare abbastanza complesso, le piazze di spaccio, tutto il contesto generale, ma non è l'unico, e soprattutto quello che vogliamo portare avanti è che questa è una microparte, e soprattutto il quartiere e l'albergheria, che la distinzione tra questi due nomi sembra banale, ma è importante. Assolutamente, anche perché l'albergheria è un quartiere anche da un punto di vista proprio territoriale più vasto del mercato. Esattamente. Tra l'altro, come dire, ha avuto delle esperienze artistiche importanti, pensiamo alla compagnia di Franco Scaldati, che ha avuto lì la base della sua attività di laboratorio, e anche probabilmente di immaginario poetico dello stesso Franco. Quindi diciamo è un territorio che nella semplificazione giornalistica probabilmente, comunque della comunicazione, si è identificato con i fatti di cronaca. Esattamente. Sono stati anche fatti non per forza di cronaca nera o di spaccio, ma legati anche ad esperienze, la multiculturalità è stata anche più volte esposta. Però diciamo ha una complessità che è una ricchezza, diciamo, di questo territorio, che è stata molto spesso, diciamo, semplificata in maniera semplicistica, e quindi diciamo il vostro tentativo è quello di ridare una dignità, un po' come a Torino è avvenuto con Porta Palazzo, che è un quartiere che si è identificato col mercato, che ha un elemento di multiculturalità e che è diventato invece un punto di forza, ad esempio, della città di Torino. Esatto. Faccio questi esempi perché, appunto, avendo un pubblico nazionale, è giusto far capire che siamo fuori dagli slogan, fuori dai marchi. Ballarò, Ucciria non sono dei marchi, ma sono dei territori dove c'è vita e dove questa vita chiaramente ha bisogno anche di essere riconosciuta nel senso più ampio. Esattamente. Dimmi, dove eravamo arrivati? No. Che cosa vuoi sapere? Allora, a metà di marzo mi stavi raccontando... Sì, a metà di marzo abbiamo sentito l'esigenza... nasce tutto, siccome SOS Ballarò, da SOS Ballarò sono nate diverse associazioni, tra cui l'ultima appena nata l'anno scorso è quella del mercato Sbaratto, che era il mercato delle robe usate, quello che sta a Piazza San Saverio, che è un forte ammortizzatore sociale, perché tanta gente vive vendendo di pochi euro e riesce a sostenersi, ed è anche dà la possibilità a chi non ha la possibilità di comprare può comprare a basso costo. Quando chiude questo mercato, perché non c'erano più le condizioni sanitarie, queste persone, ci siamo posti la domanda: che ne sarà di loro? Tantissimi erano magari invisibili all'anagrafe, perché sono magari erano migranti ancora non registrati, o diciamo, non ci perdiamo in questi temi che riguardano altro. E da lì siamo partiti con la prima distribuzione di generi alimentari. All'inizio siamo partiti con 50 nuclei familiari. Da lì la necessità è nata, la necessità di distribuire a tutto il quartiere, perché piano piano si è girata la voce, c'era tanta difficoltà, e siamo partiti con questa distribuzione, raggiungendo a maggio, fine maggio, 750 nuclei familiari. Cioè, di fatto, diciamo, per spiegarlo bene, voi avete proprio iniziato un'azione di volontariato e di sostegno con beni di prima necessità. Cioè, noi abbiamo fatto un'azione di militanza, perché crediamo nel nostro territorio, dallo slogan televisivo e mediatico di "nessuno rimane indietro",
se non si fa qualcosa affinché nessuno rimanga indietro, rimangono solo parole vuote. Per cui abbiamo sentito veramente l'impellenza. Il vicino di casa non puoi accettare che stia in queste condizioni. E perché il vicino di casa, proprio che sta al portone accanto, sì, e tutto il resto del quartiere no. Da lì passa parola in confronti con l'amministrazione. Abbiamo seguito le pratiche per il bonus alimentare del comune. Li seguivamo nell'acquisizione del bonus. Fin tanto che non ottenevano il bonus, noi li seguivamo con beni di prima necessità, che parliamo dal cibo ai detergenti per la casa, agli assorbenti per le donne, pannolini omogenizzati. Diciamo, è importante per questo, perché è stata un'azione meritevole nella misura in cui avete fatto una sorta di accompagnamento anche ai sussidi già esistenti, che chiaramente hanno delle procedure burocratiche, è inevitabile che sia così, ma molte di queste persone, di questa popolazione della nostra città, non aveva neanche forse probabilmente la capacità o gli strumenti per poter compilare dei moduli. Non aveva gli strumenti perché era un software, la pagina della Protezione Civile, spesso e volentieri non era nemmeno comprensibile. Quindi partiamo dal presupposto che magari non tutti possono avere uno smartphone o un computer. Esattamente, questo non mettiamo che abbiamo uno smartphone o un computer. C'era anche una difficoltà linguistica di approccio alla richiesta, che non tutti potevano seguire. Era assolutamente fuori target per le persone a cui si rivolgeva tale strumento. E quindi l'accompagnamento della richiesta del bonus alimentare è stato fondamentale. Contemporaneamente, sempre nel territorio di Ballarò, a molti volte è nato un OPT che continuava, perché noi facevamo partire le pratiche, ma poi c'erano 4-5 step per l'acquisizione del bonus alimentare, e necessariamente ci doveva essere un faccia a faccia. Effettivamente noi ci siamo esposti in periodo di quarantena, noi non l'abbiamo, non dico non più rispettata, perché proteggerci e a proteggere le persone con cui entravamo in contatto il più possibile, però effettivamente mentre tutti quanti stavano a casa noi eravamo in strada e facevamo sul territorio. Un lavoro di necessità, quindi assolutamente nelle regole, tra l'altro imposte dai decreti, dai DPCM, perché insomma per situazioni di lavoro e di necessità era comunque consentita la mobilità, quindi diciamo da questo punto di vista, nel rispetto totale delle regole, avete aiutato un territorio che aveva assolutamente bisogno. Ecco, in seno a questa iniziativa di carattere, diciamo, sociale, di sostegno sociale, come dire, alcuni di voi in realtà sono anche artisti, si occupano anche, diciamo, di arte, di musica, di teatro, e quindi questo sicuramente, come dire, ha in qualche modo suscitato in voi, e mi rivolgo a Giacomo, anche un pensiero diverso, non soltanto sociale, ma anche, quindi, un valore di nutrimento che non fosse soltanto, diciamo, legato proprio al cibo, come dire, alla pasta, allo zucchero e così via, ma a un altro tipo di cibo fondamentale. Sì, infatti. Giacomo, hai tolto il microfono, hai disattivato? Forse. Ok, adesso hai il microfono. Sì. Dicevo, la cosa fantastica che è stata SOS Ballarò è appunto il gruppo che si è venuto a creare. È stato un gruppo eterogeneo, e all'interno di questo gruppo, come dicevi tu, appunto c'erano anche delle figure artistiche, di opere dell'arte, di attori, che a un certo punto ci siamo chiesti, ma in che modo, e non solo attori, anche musicisti, ballerini, insomma, ci siamo chiesti, ma in che modo possiamo contribuire con quello che sappiamo fare meglio in un momento di crisi come questo in generale. E l'idea è nata nel momento in cui, cioè da un gesto fatto da un'imprenditrice ragusana, che ha donato un camion invenduto di fiori, e, diciamo, questo è avvenuto per lo sciopero al contrario l'1 maggio, per la festa dei lavoratori. E durante questa consegna veniva anche consegnato un mazzo di fiori.
Nella fattispecie c'è stato un episodio che è stato per noi illuminante, perché insieme alla spesa, appunto, ci troviamo al cospetto di un uomo abbastanza tipico, specifico, diciamo, nel suo essere abitante del quartiere di Ballarò, a cui si è sembrato, cioè, sembrava eccessivo forse consegnare il mazzo di fiori. Tant'è vero che non lo consegniamo, perché magari pensiamo che forse si sarebbe potuto offendere, però immediatamente lui ci dice: "Ma scusate, a me i fiori non li date, quindi andiamo subito a prendere questi fiori e assistiamo ad una magia." Praticamente questo, tra virgolette, uomo schiacciato da tutto quello che è stato il suo trascorso, immediatamente si è trasformato abbiamo assistito a una trasformazione. È diventato un bambino felice, gli occhi lucidi, sorriso smagliante. Insomma, quindi abbiamo capito con questo dono che quest'uomo di Ballarò ci ha fatto, siamo tornati a casa e abbiamo fatto tesoro di questa esperienza. Abbiamo capito quanto la bellezza, simboleggiata in questo momento, in questo caso dal fiore, sia trasversale, e quindi ci siamo chiesti in che modo noi possiamo restituire tutto questo. Quindi significa che l'uomo non ha bisogno soltanto di nutrire il corpo attraverso quelli che sono, appunto, a quello che è il cibo, ha bisogno anche di nutrire probabilmente anche lo spirito. E in questo caso c'è stata anche una riflessione rispetto a quello che è successo 2 giorni dopo il lockdown, in cui la gente è andata fuori nei balconi. E c'è stata una sorta di appello, una richiesta d'aiuto probabilmente all'arte, fatta appunto, se ce lo ricordiamo tutti, con gente che Certo, cantava, ma musica. diciamo, scusa se ti interrompo, no, ma io volevo sottolineare un aspetto che non è secondario. Siete partiti da, come dire, dalla negazione di un pregiudizio in qualche modo, cioè il pregiudizio che gli uomini di un certo tipo, con una certa immagine, in un mercato popolare, quindi tradizionale, codificassero, diciamo, il cuore come un segno d'amore, probabilmente, perché più nel codice nostro, nel codice proprio dei comportamenti. Ecco, invece quella Sì. persona è andata al di là delle convenzioni, al di là dei codici, dei contesti, e come dire, ci ha dato e vi ha dato, come dire, il segno di come molto spesso noi ci fermiamo nel fare del bene per un pregiudizio. Quindi, come dire, una cosa per me è importante, che per noi che facciamo teatro e che analizziamo i comportamenti, li studiamo perché diventano, come dire, strumento per di scrittura in qualche modo, è stato sicuramente molto, molto bello, un gesto molto, molto forte. E restituire la bellezza di un momento, come dire, come questo, come dire, voi l'avete fatto in maniera semplice, concreta. I balconi hanno avuto la loro importanza, per carità, non voglio fare polemiche, però sicuramente poi sono stati molto anche, come dire, pompati, sono divenuti un po' con questo immaginario nazionale popolare, il che, come dire, non è sicuramente una cosa che è paragonabile alla genuinità e all'immediatezza di un gesto come il vostro. Sì, e soprattutto, cioè, vorrei dire anche che abbiamo pensato, cioè, a perché non dare anche un sacchetto, insieme al sacchetto della spesa, un sacchetto dell'arte con dentro appunto la bellezza, e quindi delle piccole bolle di sapone che possono rappresentare l'arte nelle proprie specificità. Ho capito. E il primo gesto, cioè, voi avete pensato a questo sacchetto, cosa conteneva questo sacchetto? E quindi abbiamo pensato intanto a Ballarò in quanto luogo cioè che ci accomuna dal punto di vista della condizione che adesso stiamo vivendo, cioè di persone a cui non vengono riconosciuti dei diritti. O comunque, per quanto riguarda i musicisti, siamo veramente
Il problema è che molti di noi non sono riusciti a rientrare in quelle che sono state i requisiti minimi per poter accedere ai Lei è bonus. un altro tema importante, cioè, dire che diciamo, noi lavoratori dello spettacolo abbiamo vissuto questa fase di lockdown in maniera ancora più forte perché molti di noi, e i musicisti in modo particolare, perché un po', ahimè, purtroppo mi dispiace dirlo, ma c'è la prassi di lavorare in nero nel mondo della Sì, siamo musica. corresponsabili in questo. Sì, diciamo, è mancata una presa di coscienza negli anni. Non avevate molti di voi, se non quasi tutti, come dire, le giornate retributive sufficienti per accedere alla prima versione del bonus per i lavoratori dello spettacolo, che prevedeva 30 giornate lavorative nell'arco di un anno. Questo chiaramente E ci ha anche fatto. alla seconda e alla terza, purtroppo. Addirittura Molti neanche. di noi. Poi devo dire che da questo punto di vista il ministro Franceschini ha accolto moltissimo questa richiesta, addirittura c'era un momento, forse un'ipotesi di non considerare giornate, poi ovviamente il settore professionale poi ha detto ma noi abbiamo, cioè, si è creato anche un conflitto diciamo, all'interno del settore, però sicuramente è emerso la necessità di una presa di coscienza e credo che in questa direzione di presa di coscienza voi vi siate mossi. Nel compiere anche un gesto simbolico, che non fosse soltanto una manifestazione che tra l'altro si è tenuta davanti a Piazza Verdi, cioè volgarmente detta Piazza Massimo, perché c'è appunto il Teatro Massimo, ma a seguito di una manifestazione statica, poiché obbligata dalle leggi del DPCM sull'infezione pandemica Covid, si è trasformato invece in un gesto, possiamo dirlo, poetico di protesta. Beh, più che altro noi l'abbiamo definito, cioè non noi, comunque, è sciopero al contrario. Perché? Perché se da un lato, cioè in questo momento, seppur in maniera goffa, comunque il governo, forse per la prima volta, ha riconosciuto dei diritti e quindi abbiamo pensato che piuttosto, invece di starsene a casa e percepire questa somma, possiamo dimostrare che il nostro lavoro lo possiamo fare. In condizioni di sicurezza all'esterno, contrariamente a quello che invece è stato detto e viene stabilito dai vari decreti, e quindi con questa forma di sciopero al contrario, cioè tu ci paghi, noi comunque lavoriamo e perché vogliamo dimostrare che il nostro lavoro con queste condizioni, diciamo con delle condizioni di tutela, è sicuramente nutrimento per un paese che ne ha bisogno. All'interno il quartiere Ballarò è un quartiere che ci accomuna dal punto di vista appunto del lavoro nero e soprattutto è un luogo in cui è fondamentale dare questo tipo di nutrimento. E quindi lo sciopero al contrario del 5 di Arte e Martello nasce proprio dopo questa riflessione, che si è concretizzata appunto, con degli interventi d'arte, le famose bolle di sapone, su delle motoapi guidate dalla gente che lavora all'interno di Ballarò, per questo che ringraziamo, Sbaratto. Che è appunto un'associazione di mercatari che hanno sposato la causa perché si sono sentiti, cioè in questo siamo stati uniti e questo infatti pensiamo che sia la forza di questo collettivo, cioè riuscire a vedere il problema non dal punto di vista soltanto autoreferenziale, ma è obiettivamente un problema trasversale che riguarda gran parte del territorio. Assolutamente. In che modo voi pensate che adesso, diciamo, la fase di lockdown si è esaurita, anche questa fase 2 sembra ormai superata, stiamo andando verso questa tipica ripartenza che per molti aspetti è più uno slogan che non una cosa sostanziale, ma in che modo Soft Ballarò e Arte Martello intendono proseguire? Cioè, non è soltanto dire, una manifestazione o un'esigenza legata all'emergenza, ma mi pare che ci sia un progetto dietro questa iniziativa. Sì, l'intenzione è quella di riuscire a creare dei tavoli di lavoro, di confronto
per poter interloquire con quelle che sono le istituzioni. E nel concreto sarebbe bellissimo anche poter riuscire a fare sì che le istituzioni, i teatri possano, e gli artisti possano fondersi in un progetto che possa coinvolgere anche il terzo settore, e quindi perché loro sono quelli che hanno più competenze all'interno di territori come di quartieri come Ballarò, e la città non ha soltanto Ballarò, ne ha tanti, e ogni città ha la propria Ballarò. E quindi pensiamo che questo sia possa essere una chiave per poter crescere assieme e per poter proporre veramente un nutrimento per il territorio, perché il terzo settore conosce le specificità, sa come poter agire e in che modo riuscire a cogliere l'obiettivo. E quindi se in questo riuscissimo a essere veramente in rete, noi crediamo che possa essere un vantaggio per tutti. Certo, mi sembra un buon proposito. E se sballerò in questa direzione? Allora, SS Ballarò. Scusami Giulia, ma è andato via il microfono. Perché, per evitare gli echi, SOS Ballarò, diciamo, ha potuto fare tutto quello che ha fatto grazie al lavoro di rete che c'è stato tra i cittadini, le associazioni, e quindi questo ed è stata, la dico così, brutale, è stata un'occasione di rinforzare certi legami e certe dinamiche di collaborazione, di mutuo aiuto. E quindi che cosa sarà? Adesso, diciamo, questa famosissima fase 2, la percezione un po' in quartiere è come se ci fosse stata un'accensione, cioè, abbiamo fatto switch on, cioè, abbiamo acceso, cioè è finito tutto, come se fosse passato. La sensazione, diciamo, vivendoci e passandoci. Poi effettivamente in realtà il mercato non è ripartito, la gente non ha ripreso a lavorare, per cui la necessità sussiste. Il mercato di sbaratto non ha ancora la possibilità di ripartire perché cioè, non c'è stato un DPCM che li autorizzi a stare in strada, perché ovviamente vendendo cose usate, diciamo, il limite della sanificazione e della circolarità dei beni può essere un problema. Detto ciò, però, quindi sembra come se non fosse successo niente a livello amministrativo, però la gente comunque è sempre nelle stesse condizioni. Adesso noi abbiamo interrotto la distribuzione perché a noi non piace fare la distribuzione dei beni di prima necessità. Noi vorremmo avere un rapporto col territorio sapendo che il territorio sta bene e che non ha bisogno della pasta e del sugo, anche perché è stato anche abbastanza frustrante, nonostante l'impegno nel cercare di arricchire il più possibile, variegare il più possibile questo sacchetto della spesa, l'idea di pensare a una famiglia che per 2 mesi ha avuto lo stesso menù, o che non si sia potuta permettere una fetta di carne, ma la carne in scatola che potevamo portare noi, a lunga conservazione, non ci fa stare bene, non crediamo che sia un trattamento dignitoso. Esattamente, bellissime parole. L'elemento fondante è che adesso dobbiamo ridare dignità a questo quartiere, nel senso dare loro la possibilità di lavorare come facevano prima, trovando anche forse formule che consentano loro di lavorare meglio rispetto a quello che succedeva probabilmente prima. Ma questa Assolutamente. cosa, come dire, non solo è importantissima, ma è la stessa cosa che sta accadendo nel nostro settore. Penso di parlare anche a nome di Arte e Martello, degli artisti, perché stiamo assistendo in questi giorni a una retorica veramente imbarazzante di una ripartenza dei grandi teatri, parliamoci molto chiaramente fuori dai denti, che è fittizia, perché è una ripartenza che non è avvenuta, è una ripartenza che non potrà avvenire a queste condizioni, perché
il 90% del settore non avrà più la possibilità di confrontarsi con il botteghino, con il pubblico e quindi con la fonte primaria di sostegno economico, e allo stesso tempo non mi pare che finora ci siano strategie di ripresa collettiva, di ripresa dei territori in senso generale, anche dal punto di vista artistico. Quindi io credo che ci siano delle grandissime similitudini tra quello che voi auspicate per Ballarò e quello che forse noi artisti auspichiamo per il nostro settore, cioè non più una contrapposizione tra gli spazi e gli artisti, cioè tra contenitori e contenuto, ma che insieme si chieda finalmente di ripensare un sistema che non ha funzionato. Non ha funzionato prima, e figurarsi se funzionerà dopo queste esperienze. Giusto per aggiungere una cosa a quello che stavo dicendo poco fa, noi abbiamo deciso di interrompere la distribuzione perché appunto spiegavo che non ci piace operare in questa maniera assistenzialista, però il lavoro che è attuale su cui stiamo portando avanti le rivendicazioni con l'amministrazione comunale è quello di un ripensamento del sistema di welfare, quello che appunto stavi dicendo tu. Ripensiamo adesso, cioè nessuno potrà rimanere, cioè andrà tutto bene, nessuno deve rimanere indietro, ma dobbiamo impegnarci affinché queste parole si riempano di contenuti e non siano uno slogan, ma uno slogan. Sì, assolutamente. Giacomo, sei senza microfono. Ti chiedevo... Il tema, anche il fonico, non ci siamo abituati. Il tema è anche un ripensamento del welfare nel nostro settore. Ci sono associazioni nazionali, penso a Cresco, penso anche all'interno di Agis, che sono quelle storiche, l'associazione dello spettacolo storico, ma insomma il tema di un welfare per lo spettacolo dal vivo serio, cioè che consideri l'intermittenza del nostro lavoro, cioè la tipicità del nostro lavoro come un elemento fondante, che quindi ci dia il sostegno nel periodo in cui non c'è lavoro, è un tema attuale, no? Per voi musicisti adesso, dopo questa esperienza, cosa chiedete? Noi musicisti chiediamo intanto il reddito di sostegno, ma in realtà il reddito di sostegno è una cosa che arginerebbe un problema che è quello appunto che è legato al Covid, ma che ha fatto emergere un problema che in realtà c'è sempre stato. Quindi da un lato va bene, ma non è l'unica cosa che chiediamo anche una protezione sociale da parte appunto dello Stato, a prescindere dall'odierna situazione, misure di tutela che contrastino appunto il lavoro nero, i redditi all'attività artistica, e chiediamo anche un coordinamento nazionale affinché si possa ripartire dal basso, e proprio per questo motivo noi abbiamo appena iniziato la nostra forma di protesta, che a differenza appunto dell'attività cioè della lotta di SS Ballarò con le azioni che sono sospese, noi invece attueremo altre forme di protesta, sempre attraverso lo sciopero al contrario. Ho capito. Bene, insomma, speriamo, perché diciamo, il tema che poneva è quello di un sistema di intermittenza volgarmente detto alla francese, cioè che è una forma di tutela, chiaramente con dei minimi retributivi, perché diciamo c'è la necessità anche di distinguere tra chi vive di questo lavoro e chi lo fa in forma amatoriale, che è nobilissima come azione, ma che è anche un tema, perché no, rischiamo insomma di... un po' come la notte in cui tutte le vacche sono nere, nel senso abbiamo necessità di tutelare la professionalità nel nostro settore, però probabilmente un sistema di intermittenza garantirebbe coloro che hanno diversi momenti di lavoro durante l'arco di un anno, però insomma che poi hanno momenti anche di studio, perché il nostro non è un lavoro che si fa esclusivamente sulla scena, ma si fa con la fase di studio, di riflessione, di preparazione, le prove e così via. Sì, principalmente il problema credo che sia culturale, nel senso che il lavoro nell'arte, o comunque per quello che mi riguarda il musicista, fatto a dei livelli che siano sotto l'orchestra, non è un lavoro che venga riconosciuto come tale. E questo è il problema.
perché è come se la professione del medico venisse concepita soltanto a partire dal primario, quando invece ci sono tantissimi musicisti e tantissimi artisti che lavorano a dei livelli meno alti, ma non per questo non significa che non siano professionisti. Il problema però principalmente sta nel essere consapevoli del fatto che siamo noi e possiamo essere solo noi a fare una lotta affinché vengano riconosciuti i nostri diritti e soprattutto venga riconosciuto il nostro lavoro, perché l'impressione è quella che stabilisce le leggi non abbia minimamente consapevolezza di quello che è il lavoro del musicista. E come dicevi tu, sì, il modello è auspicabile, il migliore per adesso è sicuramente quello francese. Speriamo che questo possa servire per scuotere un po' le coscienze e anche la consapevolezza che già esiste qualcosa, quindi non bisogna creare dal nulla, ma è una realtà che già in Europa esiste da tantissimo tempo. Esattamente. Bene, allora siamo quasi arrivati alla chiusura. Domani, Sos Ballarò e Arte e Martello, avete già quindi una manifestazione da poter lanciare, un progetto che si svilupperà da qui a qualche giorno, qualche piccola anticipazione o state ancora lavorando, state ancora immaginando? Stiamo lavorando, ma lo scoprirete presto. Lo scopriremo presto. Bene, Sì, allora, il 27 in occasione della manifestazione nazionale, stiamo pensando appunto di quella di Roma, stiamo pensando di creare qualcosa anche qua. il 27. Bene, 27. allora, grazie di essere stati presenti. Grazie a voi di averci accolti e ascoltati. Grazie Giacomo, grazie Giulia e a Grazie. A presto. Una buona serata. presto. Ciao. 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 Bene, allora, come vi avevo già detto martedì, cosa sarà? Che è un format che è nato nel periodo del lockdown, si chiude qui. Abbiamo già in cantiere diversi progetti. A breve presenteremo anche, insomma, delle iniziative che cercheremo di fare in estate. Alcune sono già messe a punto, altre auspichiamo, lo saranno molto presto, e non lasceremo, diciamo, questo spazio, vuoto, ma abbiamo già immaginato un nuovo format che continuerà questo dialogo e questa apertura attraverso i canali social col pubblico e con le comunità. Vi ringrazio e a presto.